Pezzimenti. Montei. Femia. Presente. Galluzzo. Presente. Lacopo. Presente. Rodi. Presente. Orlando. Presente. Zappia. Presente. Baracalli. Presente. Macri. Sì. Ricordiamo il consigliere accusato, ha presentato le dimissioni, sono efficaci, non richiedono una presa d'atto, quindi oggi infatti si procederà alla foto. Dei lavori fatti, è chiaro che io a questa garbata lettera risponderò quanto prima alla prossima seduta del Consiglio, che penso che ne faremo spesso. E colgo l'occasione per ringraziare voi tutti per essere presenti. Io mi auguro che il Consiglio Comunale possa non scemare col tempo. Se la volta scorsa eravamo in tanti, oggi siamo pure in tanti, io mi auguro che voi continuate ad essere presenti, continuate a supportare l'amministrazione comunale. Perché questo? Perché, come sapete, giorni fa c'è stata una manifestazione che noi non sapevamo che ci fosse, l'abbiamo saputo il giorno prima, però grazie a voi tutti, la manifestazione è abbastanza riuscita. Si sarebbe potuto fare molto di più se l'avessimo saputo in tempo utile, dando maggiore spazio alla stampa e alla pubblicità. Purtroppo siamo venuti a conoscenza per caso, perché è arrivato un pacco con dei palloncini, qualche debria, quindi avendo preso contezza della cosa, in 24 ore abbiamo organizzato l'evento. I commercianti, i ristoratori sono tutti contenti, noi abbiamo fatto quel poco che abbiamo potuto fare, l'abbiamo fatto. Vorrei contestualmente ringraziare anche la stampa, perché ho visto un bel servizio su Rai 3, curato dal nostro compaio Sano. Sinceramente l'ho apprezzato, penso che da parte nostra ci sarà la collaborazione nei loro confronti come loro nei nostri. Tutto questo era quello che volevo dirvi all'inizio. Passiamo a questo. Io scusa se ma siccome è stata citata la manifestazione, evidentemente si riferisce a quella della notte romantica, volevo chiarire che la notte romantica è stata proprio avviata a Piacerace quando c'è stata la presenza del presidente nazionale Fiorello Primi, alla presenza c'erano tutti i funzionari del comune, è stata data l'adesione, e non è vero che si è venuta a conoscenza il giorno prima, perché a me, erroneamente, perché c'era ancora il sindaco, è arrivata l'email una settimana prima, io l'ho girata alla Redana Panetta perché non avevo email di altro, l'ho girata alla Redana Panetta, che sarebbero arrivate mercoledì o martedì successivo quel pacco che lei si riferisce, e la Redana mi ha garantito di aver pesato gli amministratori, quindi almeno una settimana prima questo è successo, con la garanzia della Redana Panetta che mi ha assicurato.
comunque io ce l'ho meglio, ve lo posso dare e vedere quando è arrivato a me e quando lo c'erate. Quindi non è vero che sia venuto a conoscenza il giorno prima, ma era già stata tra l'altro aderita, curata per, anche dagli uffici comunali, l'adesione dall'ufficio stampe, dall'ufficio amministrativo che avevano seguito. La posta è arrivata, ripeto, e si rammaricavano nelle mail di mandare in ritardo questi gadget, diciamo, che c'erano. Quindi, almeno una settimana prima io personalmente l'ho girato, e assicurazione dalla donna Panetta che è stata avvisata di questa donna. Giusto per dire. Io penso che quando un amministratore cessa è bene che lasci al successore tutte le indicazioni possibili. Come abbiamo fatto la verifica di cassa di quello che l'amministrazione precedente ci ha lasciato, avrebbero dovuto quantomeno fare degli appunti su quello che in seguito si doveva fare. Sarebbe stata cosa gradita, non certo era un obbligo, però sarebbe stata cosa gradita. Che l'email sia andata alla dottoressa Panetta, io sinceramente non lo so, non posso dire né che è vero né che non è vero. Fatto sta che siamo venuti a conoscenza il giorno prima e abbiamo, grazie a questi giovani, abbiamo organizzato tutto in 24 ore. Evitiamo le polemiche. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. Credo che questo punto, di solito si mette sempre al primo punto come lettura e approvazione del verbale seduta precedente, ma questo è un consiglio diverso degli altri. Bisogna prima che si approvi il primo punto all'ordine del giorno fare la surroga, perché il consiglio deve essere nelle piene funzioni, e quindi chiedo di invertire il secondo punto passando dal primo punto per la surroga, al fine di poter consentire ai consiglieri che saranno al consigliere che sarà surrogato di partecipare alla votazione nel consiglio così formato. Quindi credo che sia stata una svista dell'aver messo il primo punto la lettura e approvazione, ma quello è il secondo punto. Chiedo pertanto che venga posto in votazione lo scambio del punto all'ordine del giorno. Ritengo che non sia come dice Baracal, perché ancora i verbali della seduta precedente, il consigliere che dovrà essere surrogato non può neanche votare, perché non era presente, o quantomeno si dovrebbe astenere. Infatti io ho piacere che Rudy Lizzi si sia seduto fra di noi, ma ancora non ha titolo a sedersi fra di noi, avrebbe dovuto sedersi fra il pubblico ed essere invitato una volta che il consiglio ne prendeva atto. Quindi se, no, per no. Carità, ho detto che ho piacere. Quindi ritengo che... Chiedo che venga posta in votazione. Per cambiare, passare lo scambio dei punti. Primo punto, dimissione, e poi la circolazione. Mettiamo dai voti. Chi vota a favore del cambio dell'inversione del punto? Non c'è l'ordine. Allora, favorevoli. Due. Contrari. Non c'è nessuno. Io non ho votato. No, non ho votato. Allora, consigliere, lei entrerà a pieno titolo nel momento della sua. Giusto per precisione, l'assemblea è validamente costituita, nonostante il mancato perfezionamento della sua che si farà tra poco. Che normalmente vengono inserite le letture di approvazione del verbale seduta precedente, e la mancata presenza, il mancato perfezionamento della struttura non inficia né la regolarità della seduta né la regolarità della seduta. Questo è giusto per... Allora procediamo, lettura di approvazione verbale seduta precedente, li diamo per lette. O avete qualche cosa da dire? Io do la parola. Prego. Intanto, relativamente al frontespizio della delibera, credo che sia sbagliato quando porta 11 consiglieri presenti. I consiglieri assegnati al Comune di Geraci sono 10 più il sindaco, quindi bisogna modificare da 10 consiglieri più il sindaco per la presenza sicuramente di 11.
Inoltre, nella delibera numero 16, noi abbiamo annunciato il voto di astensione, ci porta che abbiamo votato contrario. La delibera numero 16, sull'esame di condizioni di eleggibilità e competenza del sindaco. Nel punto del mio intervento c'è scritto il consigliere Varacallo che annuncia l'astensione proprio del consigliere Magri, e poi veniamo riportati come se avessimo votato il contrario. Quindi chiedo che venga rettificato. Ed inoltre abbiamo potuto notare che nelle delibere spesso il mio intervento non viene riportato. Ed esattamente nella delibera numero 20, dove c'era stata la richiesta di avere, così come avevamo fatto nel passato, un giudice popolare, uno dei due componenti del giudice popolare. Inoltre, non viene riportato neanche alcun intervento in quello delle commissioni, laddove io sono intervenuto. Pertanto, in effetti c'è un errore di cui mi assumo la responsabilità e verrà corretto. In effetti nel corpo della delibera si dava atto che c'era l'astensione e invece qua c'è il contrario. Errore nella segreteria del segretario, quindi verrà corretto. Sulla 16. Sulla verbalizzazione in linea generale anche per i lavori successivi chiedo a ciascun consigliere di produrre o di specificare il caso e l'ipotesi e le fattispecie in cui l'intervento debba essere a sua richiesta necessariamente riportato. Ricordo a tutti che la verbalizzazione è di carattere sintetico, per cui qualora ciascun consigliere rispettare il proprio mandato ritenga che il proprio intervento debba essere riportato a verbale, chiedo di anticipare questa richiesta in modo specifico, perché non tutto ciò che viene detto, viene affermato, deve essere riportato in verbale. Il verbale per definizione è sintetico, per cui se c'è una dialettica interna su alcune questioni e questa poi non si traduce, non produce, non ha effetti particolari, può anche non essere riportata. Tuttavia, se ciascun consigliere ritiene, lo deve, ed è bene che lo dica preventivamente, meglio ancora se produce un documento che poi può essere allegato testualmente come viene prodotto. Sì, sicuramente la correzione del primo punto, gli altri aspetti necessitano di questa. La riportiamo adesso. No, voglio dire, questa è la verbalizzazione perché. Ma non c'è tutto. Non c'era, no, alcuni interventi sono stati riportati. Sì, quello della richiesta, ho fatto una richiesta specifica e mi è stato detto no. Ma poi si è svolta la votazione e c'è stata la votazione. La votazione è un'altra cosa. Permettete, rispondo io. Il consigliere Varacalli. L'altro mando il pelo nel nuovo. Non si ricorda quando era sindaco, anzi io lo faccio parlare perché è giusto che parli, ma non si ricorda quando era sindaco che ci impediva di parlare. E quando noi, e dico noi, noi minoranze, dicevamo che non veniva riportato quello che noi abbiamo detto la volta precedente, andava tutto bene. Anzi, molti interventi, se accusato, non li dava per intero. Scritte e messe a verbale, non si sapeva niente né di quello che avevo detto io né di quello che aveva detto la referente. Ragione per cui quello che noi abbiamo sempre chiesto e che lui non ha mai fatto, la prossima volta i consigli comunali verranno registrati, ci sforzeremo di comprare la registrazione, così il segretario avrà modo, se ha qualche dubbio, di sentirsi la registrazione. Passiamo alla votazione per alzata di mano. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Aspetta, contrario? Astenuti. Secondo punto all'ordine del giorno.
Dimissione consigliere Cusato, lista svolta in comune surroga. Voi, molti di voi eravate presenti nel precedente consiglio di insediamento in cui il consigliere Cusato, dopo un bel intervento carico di passione, intervento che è seguito poi alla mia richiesta di non dare le dimissioni, perché per 5 anni aveva fatto minoranza, perché per 5 anni era stato propositivo, dice: purtroppo la mia decisione è irrevocabile. Mi ha ringraziato e ha presentato il lunedì successivo le dimissioni. Noi, come amministrazione, abbiamo dovuto convocare il Consiglio entro 10 giorni per la surroga del primo dei non eletti. In questo caso si tratta di lui, di Lizzi, al quale va il nostro benvenuto. Allora, anche al consigliere è stata fornita la dichiarazione che era stata richiesta a ciascuno di voi, risulta prodotta in atti la dichiarazione circa di sussistenza dei requisiti di situazione di incompatibilità, risulta firmata e prodotta, anche perché il consigliere subentrante ha fatto la verifica che è fatta al consiglio precedente rispetto agli altri consiglieri, cioè se qualcuno ha conoscenza di condizioni di incompatibilità lo può dichiarare rispetto al consigliere che sta per subentrare, altrimenti si procede. Considerato che non ci sono osservazioni, votiamo per la presa d'atto. Astenuti? Ok. Sì. Benvenuto consigliere. Posso fare un intervento? Sì. Certo. E di domenica. Doveroso. Buonasera, oltre a presente rivolgo un saluto a chi non è materialmente presente in questa sala consigliare. Un ringraziamento particolare va alle forze dell'ordine per il loro operato quotidiano a tutela della nostra comunità. Il gruppo che mi onoro di rappresentare, svolto in comune, e di cui ringrazio il coautore, cavaliere Giuseppe Cusato, pone alla base del proprio credo la rinascita sociale, morale ed economica della nostra amata Geragia. Il nome dato al gruppo che ha partecipato alla recente tornata elettorale non è stato dato a caso, si era, o per meglio dire si è, alla ricerca di una svolta in comune. Lasciando stare logiche partitiche o di interesse personale, la mia presenza in questa sala consigliare testimonia la ferma volontà del sottoscritto affinché Gerace sia quel borgo di cui tutti ne parlano a bocca piena, per la sua storia, bellezza, logistica, ma di cui nessuno realmente ha saputo cogliere e valorizzare l'enorme potenziale di cui può disporre. Guardiamoci negli occhi, mettiamo da parte le empatie fra ognuno di noi, gli individualismi, le guerre intrinseche fra l'uno o l'altro che negli ultimi anni si sono seduti qui dinanzi. Voglio per l'ennesima volta ribadire il nome del mio gruppo, il voto in comune, 3 parole che racchiudono un significato che a prescindere di chi governa si debba rappresentare davvero una svolta. Mi auspico possa essere l'anno zero, dove zero deve essere inteso non come far nulla, bensì l'anno in cui si riparte, dove ci sia la tanto auspicata svolta. Il mio intento pertanto è e deve essere l'intento di ogni geragese che vuole bene al proprio paese. La nostra opposizione sarà assolutamente propositiva e costruttiva. Non abbiamo fini strettamente personali, il nostro fine è quello di portare Gerace laddove merita di stare, sullo scranno più alto dei borghi d'Italia, ma non sulla carta, non tanto di cornice, bensì fattivamente e con i fatti. Voi siete responsabili quanto me, ma certamente più di me. Buon lavoro a tutti. Grazie.
che dell'intervento che ha fatto non è che possa condividere tutto. Penso che tutti quelli che siamo stati amministratori in questo comune, io, Carluzzo, Baracalli, ci siamo sempre, tutti prodigati perché Gerace potesse prendere, per così dire, tra virgolette, il volo. È chiaro che non pensate che le cose siano facili, facili possono essere sulla carta. Penso che ognuno di noi ha dato il meglio di sé in questi anni. E io ci credo, anche da parte tua c'è la volontà, da parte sua c'è la volontà di portare avanti gli stessi nostri discorsi, però forse da visioni differenti. Da visioni differenti perché noi abbiamo creato un gruppo dal quale è nato un programma condiviso, e noi su quel programma continueremo a lavorare. È chiaro che se ci saranno apporti migliorativi noi li accetteremo, ma altrimenti il consigliere Rudy Lizzi svolgerà la sua funzione prettamente istituzionale. Ecco, io lo vorrei ringraziare per la disponibilità che ha dato per il lavoro, però vorrei essere anche chiaro che ognuno di noi ha una sua funzione. Terzo, prego. Io, giusto perché le motivazioni del giorno dette da Cusato, ma anche riportate, io personalmente non li condivido e ritengo che Cusato doveva rimanere al suo posto, perché non è il discorso della preferenza o meno, io non so se con le preferenze è stato eletto o meno, credo che era il capolista di quella lista che tutti avevano voluto, senza nulla togliere a Lizzi, che era, diciamo, sarebbe stato il rappresentante di tutta la lista, sarebbe stato giusto che rimanesse al suo posto, anche per l'attività e per l'impegno che ha profuso negli anni passati. Quindi io, consentitemi di non condividere e quindi di essere rammaricato, perché era giusto che lui continuasse, e quindi per me sono un'incognita queste dimissioni di Cusato. Nello stesso tempo auguro a consigliere Lizzi un buon lavoro per il ruolo che andrà a svolgere in rappresentanza, appunto, della lista svolta in comune. Bene. Vi chiedo l'approvazione per l'immediata esecutività, così si potrà votare al prossimo punto. Chi vota a favore? Astensione. Logo 2 astensione. Sì. Lizzi. No, Lizzi ancora no, perché questo non riguarda. Da adesso in avanti Lizzi ha pieno titolo consigliere e ha potere di voto in quanto la DDP è stata dichiarata. Credo che abbia chiesto gli uffici che si hanno messo a disposizione anche gli atti del sì. Terzo punto all'ordine del giorno. Regolamento comunale per la disciplina della manifestazione Il Borgo Incantato, modifiche ed integrazioni. Memori e consci di quello che è accaduto l'anno scorso e negli anni precedenti, di cui tutta la stampa ne ha parlato, definendoci Il Borgo Insaccato, considerato che siamo quasi in prossimità dell'evento della manifestazione, abbiamo ritenuto importante apportare delle modifiche al regolamento per evitare gli scempi degli anni precedenti. È chiaro che in questo regolamento è stato anche adeguato con le nuove norme legislative. Quindi, sarebbe opportuno, e non so quante l'abbiano letto e le valutazioni che hanno fatto, sarebbe opportuno che lo leggessimo tutti, anche perché sono 4 pagine, quindi non è che sono cose, così anche gli astanti, i nostri concittadini, possono avere contezza di quello che noi abbiamo fatto. Quindi se c'è qualche volontario che voglia leggerlo, lo leggi tu. Parte prima,
modalità di svolgimento della manifestazione, autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 287/91 e ai sensi degli articoli 68 e seguenti 103 del TULS, approvato con Real Decreto 18631 numero 773 e relativo regolamento di esecuzione. Articolo 1, oggetto. Il presente regolamento ha come obiettivo di istituire e disciplinare la manifestazione denominata il Borgo Incantato, organizzata dal Comune di Ceracchia nei giorni 26, 27 e 28 luglio di ogni anno. Il presente regolamento dà disposizioni in merito a istituzione della manifestazione in Borgo Incantato, individuazione delle aree comunali da destinare alla manifestazione per l'esibizione degli artisti, individuazione delle aree da destinare alla manifestazione per l'allestimento di un percorso enogastronomico, disciplina delle attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande in occasione della manifestazione ai sensi della legge 287/91 e ai sensi degli articoli 68 e seguenti 103 del TULPS, approvato con Real Decreto 18631 numero 773 e relativo regolamento di esecuzione. Organizzazione di mostre ed esposizioni in concomitanza con la manifestazione, concessione di aree comunali a sponsor della manifestazione. Articolo 2. Definizione della manifestazione. La manifestazione di Borgo Incantato è una rassegna internazionale d'arte di strada unita all'allestimento di un percorso enogastronomico che si tiene annualmente nel giorno 26, 27 e 28 luglio. Detta manifestazione, da organizzarsi con l'apporto congiunto dell'amministrazione comunale dei cittadini ceracesi, nonché con l'apporto di organismi pubblici e privati che desiderano patrocinare o sponsorizzare l'evento, secondo quanto disciplinato al presente regolamento, rappresenta uno strumento di valorizzazione culturale e turistica delle città di Ceracchia. Articolo 3. Tipologia della manifestazione e individuazione delle aree comunali da destinare. La manifestazione denominata di Borgo Incantato è caratterizzata dalla contemporanea presenza di due tipologie di eventi: l'assegna internazionale di artisti di strada, allestimento di un percorso enogastronomico rivolto alla valorizzazione delle produzioni tipiche locali, l'assegna internazionale di artisti di strada. La rassegna internazionale d'arte di strada è organizzata dal Comune di Ceracchia. La stessa prevede l'esibizione di artisti di strada con differenti generi di spettacolo, musicisti, fantasisti, comici, giocolieri, eccetera. Alla realizzazione della suddetta rassegna sono destinate le seguenti aree comunali: Piazza Tribuna, Piazza delle Tre Chiese, Piazza del Tocco, Largo Chiappe, spazi e aree pubbliche situate lungo le vie Buonarroti e Cadute sul Lavoro. Ogni altra via della città o spazio che l'organizzazione ritiene opportuno utilizzare ai fini della buona riuscita della manifestazione. B. Allestimento di un percorso enogastronomico. In occasione della suddetta manifestazione viene autorizzato l'allestimento di un percorso enogastronomico per la degustazione e la vendita di prodotti tipici della gastronomia locale. Il percorso enogastronomico è allestito con la collaborazione dei cittadini residenti nella città di Ceracchia, secondo le modalità indicate negli articoli successivi del presente regolamento. Per l'allestimento del percorso enogastronomico possono essere realizzati un massimo di 25 punti di degustazione e vendita di produzioni tipiche della gastronomia locale, denominati punti di ristoro. I suddetti punti di ristoro devono essere allestiti all'interno di vecchie cantine o bassi catoi, atri o giardini di abitazione. Gli stessi non possono essere localizzati nelle seguenti aree e vie del centro storico della città di Ceracchia: Piazza Tribuna, Piazza del Tocco, Largo Barlam, Via Zaleo. I punti di ristoro devono essere allestiti in modo da richiamare le tradizioni e il folklore locale. Articolo 4. Definizione di produzioni della gastronomia locale. In occasione della manifestazione in Borgo Incantato è possibile per i soli cittadini residenti nel comune di Ceracchia ottenere l'autorizzazione per l'allestimento di punti di ristoro, per la degustazione e vendita di prodotti tipici della gastronomia locale. Ai fini della suddetta manifestazione vengono riconosciuti i prodotti tipici della gastronomia locale i seguenti: zeppole, melanzane, alla paesana, alla menta, ripiene in carrozza, arrostite, imbuttonate, eccetera. Zucchine arrostite, zucchine ripiene, pomodori ripieni, frittelle di patate, frittelle di fiori di zucca, frittelle dei poveri, frittelle fantasia, tiravino, friselle caserecce con pomodoro, polpette fritte, peperonata, zucca di ceci, pasta fatta in casa, pasta e ceci, strozzapreti al sugo, trippa al sugo, fagiolata, parmigiana di melanzane,
parmigiano di zucchine, birotta, verdure soffritte con il pane, panini farciti con salumi provenienti da produzioni tipiche locali, panini farciti al formaggio provenienti da produzioni tipiche locali, panini farciti con salsiccia provenienti da produzioni tipiche locali, sottaggetti provenienti da produzioni locali, melanzane, fagiolini, olive, eccetera, olive in salamoia, maiale allo spiedo, fritto e cicciolo di maiale, salumi, soppressata, capicorno, pancetta, derivanti da produzioni tipiche locali, frittate, patate, carciofi, asparagi, eccetera, pesce stocco alla calabrese, baccalà alla calabrese, ricotta e formaggi derivanti da produzioni tipiche locali, dolci tipici calabresi, raffioni, San Martino, sbute, nacatoli, biscotti tipici e cannone alla ricotta, crostate, gelate artigianali, eccetera, crepe, pannocchie arrostite, frutta locale, vini di produzione locale da tavola e da dessert. Ogni punto di ristoro allestito debitamente autorizzato può somministrare e vendere massimo 3 delle suddette pietanze gastronomiche. I punti di ristoro che possono somministrare e vendere lo stesso prodotto della gastronomia locale, tra quelli sopra elencati, possono essere un massimo di 4 e gli stessi dovranno essere allestiti in vie diverse e comunque a distanza congrua l'uno dall'altro. Articolo 4 bis. I punti di ristoro che intendono produrre e somministrare alimenti, la cui preparazione comporta l'emissione di fumi, grigliati di prodotti a base di carne o altro, saranno ubicati esclusivamente presso il parcheggio comunale adiacente al Viale Castello e comunque non all'interno delle vie del centro storico. Articolo 5. Criteri per l'ottenimento dell'autorizzazione all'allestimento del percorso enogastronomico. All'allestimento del percorso enogastronomico possono partecipare esclusivamente i cittadini residenti nel comune di Geraci in possesso dei requisiti di cui l'articolo 71 del decreto legislativo 59/2010 per come previsto dal decreto legge 5/2012 convertito con legge numero 35/2012. Quali sono questi requisiti? Per la somministrazione di alimenti e bevande. A tal fine verrà redatto un apposito elenco di partecipanti. L'inserimento nell'elenco dei partecipanti e il rilascio della relativa autorizzazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni. A. Presentazione di domanda di inserimento nell'elenco dei partecipanti. La domanda deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'amministrazione comunale, a seguito di avviso emanato dalla stessa amministrazione ed entro i termini e secondo le modalità in esso previste. B. Inserimento nella domanda di ammissione a pena di esclusione delle seguenti indicazioni. Generalità del richiedente e propria residenza. Locale o i locali dove si intende procedere alla preparazione e o alla somministrazione degli alimenti e delle bevande con allegate apposita planimetria. Generalità degli eventuali soggetti che procederanno per conto dell'istante alla somministrazione degli alimenti e delle bevande, nonché gli ulteriori punti di somministrazione degli stessi. In tal caso dovrà essere esibito il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente secondo quanto previsto nell'articolo 41 del decreto legge 5/2012 e dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 numero 59 e successive modifiche e integrazioni. Eventuale superficie di suolo pubblico che si intende occupare con tavole e sedi o banchi da utilizzare per la sola somministrazione degli alimenti e delle bevande, prodotti della gastronomia locale che si intende somministrare e vendere. Elenco dei prezzi di somministrazione e vendita dei prodotti offerti. Anzianità di partecipazione all'allestimento del percorso enogastronomico da parte richiedente. L'ente, con provvedimento del responsabile pro tempore dell'ufficio commercio, in relazione alle domande pervenute, formulerà un elenco di partecipanti che, in relazione alla documentazione presentata, con particolare riferimento alla localizzazione al prodotto che si intende somministrare, in ciascuno dei punti di ristoro di volta in volta considerato, saranno invitati ad inoltrare richiesta di autorizzazione CIA per somministrazione di alimenti e bevande temporanee secondo modalità telematica. L'inserimento nel predetto elenco costituisce di fatto autorizzazione a produrre la relativa CIA e partecipare alla manifestazione in oggetto. D.
Di contro, il mancato inserimento nel predetto elenco non consente la presentazione della CIA che, ove presentata, si intenderà respinta. Articolo 6. Criteri di priorità per le domande di inserimento nell'elenco dei partecipanti. Ai fini della formulazione dell'elenco dei partecipanti saranno applicati i seguenti criteri. Saranno accolte con priorità le richieste dei soggetti che presentano un'anzianità maggiore di partecipazione alla manifestazione. A parità di edizioni svolte sarà data priorità alla domanda presentata in data anteriore. Articolo 7. Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande. I soggetti ammessi a partecipare al percorso enogastronomico, secondo l'elenco formulato di cui gli articoli 5 e 6, saranno invitati a presentare le seguenti documentazioni. Versamento di una quota di adesione alla manifestazione Il Borgo Incantato pari ad euro 200. La quota va versata sul conto numero eccetera, intestato al comune di Gerace, servizio di tesoreria, causale adesione alla manifestazione Borgo Incantato, anno corrente. La suddetta quota può essere rideterminata dall'amministrazione comunale negli anni successivi al fine di garantire la buona riuscita dell'evento. B. Titolo abilitativo per la somministrazione di alimenti e bevande. Articolo 41 del Decreto Legge 5 del 2012 e articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 numero 59 e successive modificazioni e integrazioni. CIA per somministrazione di alimenti e bevande temporanee presentate in modalità telematica sul portale Calabria Sua. Alla CIA di somministrazione modulo E11.01 va legato il modulo di scia sanitaria B4.01 con una dichiarazione e relazione in cui viene descritto che cosa viene somministrato e la modalità di lavorazione degli alimenti. Articolo 8. Autorizzazione. In presenza dei requisiti richiesti dalle norme vigenti in materia della presente regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 241-1990 successive modifiche e integrazioni e fermo restando l'obbligo di pagamento di quanto eventualmente dovuto a titolo di occupazione temporanea di suolo pubblico, si darà corso alla CIA debitamente presentata. Articolo 9. Criteri per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione della manifestazione. I soggetti che ottengono l'autorizzazione a partecipare all'allestimento del percorso enogastronomico per come prescritto dal presente regolamento e pertanto autorizzati ai sensi dell'articolo 68 e seguenti del TURPS, approvato con Real Decreto 18631 numero 773 e relativo al regolamento di esecuzione approvato con Real Decreto numero 635 del 6540 e successivamente modificato con DPR 311-2001, nonché ai sensi della legge 28791, gli stessi inoltre devono rispettare il possesso dei requisiti igienico-sanitari stabiliti per l'attività svolta e la conformità alle norme di tutela della salute nei luoghi di lavoro. Il personale addetto, anche saltuariamente o occasionalmente, alla somministrazione deve possedere i requisiti di cui l'articolo 5,3 del presente regolamento. B. I tavoli devono essere di materiale lavabile o ricoperti con materiale lavabile o monouso. C. I bicchieri, le posate e i piatti utilizzati devono essere del tipo monouso e vanno conservati al riparo da ogni contaminazione in appositi contenitori. D. È consentito l'uso di stoviglie in ceramica per alcuni specifici alimenti qualora sia disponibile un'adeguata attrezzatura per il lavaggio delle stoviglie. È comunque vietato l'uso di vasche o di nozze non dotate di acqua corrente. E. Il banco di distribuzione deve essere di materiale lavabile, comunque ricoperto con materiale lavabile. F. Deve essere disponibile per la distribuzione acqua idonea al consumo tramite annesciamento ad acquedotto pubblico o proveniente da pozzo privato con certificazione di potabilità. G. I prodotti devono essere conservati all'interno di idonei contenitori riparati da contaminazione esterna e conservati alle temperature di legge secondo i diversi tipi di alimenti. H. I rifiuti solidi provenienti dai banchi di somministrazione devono essere raccolti dal personale in appositi contenitori chiusi e sistemati lontani dal luogo di consumazione. I. Sull'intera superficie occupata deve essere garantita la disponibilità per il pubblico di idonei contenitori per la raccolta di rifiuti. J. Le acque di scarico devono essere smaltite in modo idoneo ed adeguatamente documentato.
non è consentita la preparazione in locali che non siano dotati di frigorifero con comparti o contenitori nettamente separati per la conservazione di prodotti ittici, carni avicole, verdure, pasta alimentari fresche, scaffolature idonea per la tenuta di stoviglie e utensili da cucina, piani di lavoro lavabili, contenitori per la raccolta di rifiuti solidi con chiusura a pedale, locale o ambiente esclusivamente destinato alla preparazione avente le seguenti caratteristiche: superficie minima coperta metri quadri 20, altezza di norma pari a 2,70 metri, ovvero 2,40 per allestimenti temporanei, fatte salve le deroghe previste. Pavimento uniforme e lavabile, escluso terra, asfalto, cemento e similari, con eventuale piano di calpestio sollevato dal suolo. Pareti uniforme e lavabili fino a un'altezza di 1,2 m. Idonei sistemi di protezione antinsetto anche in sostituzione delle reti. Illuminazione delle reazioni rispondenti alle dimensioni del locale o ambiente. Un numero adeguato di lavelli in proporzione al numero degli addetti deve essere destinato esclusivamente al lavaggio delle mani ed attrezzato con sapone liquido e asciugamani a perdere. Sostanze ed attrezzature per la pulizia e disinfestazione dei locali devono essere conservate separatamente. Il tutto deve essere adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici. Articolo 10. Autorizzazione all'occupazione di aree pubbliche. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per le collocazioni di tavole e sedie destinate alla sola consumazione di alimenti e bevande in occasione della manifestazione non può prescindere dal possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 114/98. L'autorizzazione sarà rilasciata dal responsabile urbanistica previo parere positivo del responsabile della polizia municipale, previo accertamento e pagamento dell'eventuale TOSA. Articolo 11. Esposizione dei prezzi. Gli interessati dovranno comunque essere in regola con le norme fiscali in materia. Gli stessi dovranno esporre un listino dei prezzi praticati all'esterno dell'ingresso del punto di ristoro. Articolo 12. Farmer Market o mercato degli agricoltori. È istituito presso il piazzale Santa Maria Egiziaca il Farmer Market o mercato degli agricoltori. L'amministrazione comunale dotterà ogni richiedente, fino ad un limite massimo di numero 8 richieste, di un piccolo prefabbricato in legno, al fine di consentire la vendita di prodotti agricoli, zootecnici o di loro derivati. La richiesta può essere effettuata solo da aziende agricole aventi la propria sede nel territorio comunale di Gerace. Alle suddette aziende sono applicate le stesse regole contenute sia nel precedente articolo 11 che nel successivo articolo 13. Articolo 13. Controllo e sanzioni. I vigili urbani procederanno a saltuari e verifiche al fine di accertare il rispetto delle norme del presente regolamento, pena la revoca dell'autorizzazione e l'immediata cessazione della somministrazione, nonché all'applicazione delle sanzioni per come di seguito specificato, fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 della legge 287/91, chiunque eserciti nei giorni della manifestazione di Borgo Incantato la somministrazione di alimenti e bevande in violazione del presente regolamento è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Parte seconda, articolo 14. Allestimento di mostre in occasione della manifestazione. In concomitanza con la manifestazione possono essere allestite mostre d'arte di produzione artigianale tipica locale. Tali esposizioni possono essere allestite all'interno di locali pubblici o privati appositamente attrezzati. È fatto divieto nei giorni della manifestazione allestire esposizioni su suolo o aree pubbliche ubicate nel centro storico. L'allestimento di esposizioni all'interno di locali pubblici di proprietà comunale è subordinata alla presentazione di apposite stanze e al rilascio di apposite autorizzazioni secondo le modalità di cui al precedente articolo 8. Articolo 15. Presentazione di istanze di autorizzazione. Le istanze per ottenere l'autorizzazione all'allestimento di esposizione di cui al precedente articolo devono essere presentate al Comune di Gerace via sottoprefettura, ufficio protocollo, mediante consegna a mano o servizio postale. Le stesse devono essere inoltrate entro il 15 giugno di ogni anno e devono contenere le seguenti indicazioni.
generalità del richiedente, prodotti oggetto dell'esposizione, indicazione dei locali dove si desidera effettuare l'esposizione, numero di edizioni della manifestazione di Borgo Incantato a cui il richiedente ha partecipato con esposizione d'arte o artigianale. Articolo 16. Criteri di aggiudicazione dei locali comunali. L'amministrazione comunale determinerà, mediante deliberazione della giunta comunale, i locali comunali presso cui allestire mostre d'arte di produzione artigianale tipica locale. Le domande pervenute, corredate da tutte le indicazioni, saranno utilizzate per la redazione di apposito elenco degli espositori a cui assegnare gli spazi comunali appositamente destinati. I locali comunali disponibili per ospitare l'esposizione saranno assegnati secondo i seguenti criteri prioritari: esposizione d'arte, esposizione di prodotti dell'artigianato geracese, richieste pervenute con data anteriore, richieste dei soggetti che presentano un'anzianità maggiore di partecipazione alla manifestazione. Articolo 17. Sponsorizzazione della manifestazione e individuazione delle aree comunali da destinare. È prevista l'adesione alla manifestazione di eventuale sponsor. L'adesione come sponsor può avvenire mediante richiesta spontanea o su invito dell'ente organizzatore. Agli sponsor, in relazione alle offerte di sponsorizzazione formulate, qualora non intralcino il normale svolgimento della manifestazione, è consentito allestire gratuitamente spazi espositivi di degustazione e o vendita dei propri prodotti. A tal fine vengono individuate le seguenti aree comunali da destinare agli sponsor: Piazza delle Tre Chiese, lato Chiesa di San Francesco, Largo Baglio, Passeggiata delle Bombarde. Articolo 18. Modalità di adesione come sponsor. Lo sponsor che intende aderire alla manifestazione deve comunicare all'ente, mediante lettera o fax, la propria adesione alla manifestazione formulando una proposta di sponsorizzazione. La proposta di sponsorizzazione dovrà contenere generalità dell'azienda e del suo legale rappresentante, offerta di sponsorizzazione con l'indicazione dell'ammontare della stessa in euro. L'offerta di sponsorizzazione dovrà partire da una quota minima di euro 500. Richiesta di affezione dei luoghi indicativi della propria azienda sul materiale pubblicitario prodotto dall'ente in relazione alla manifestazione. Richiesta di eventuali spazi espositivi di degustazione e o vendita dei propri prodotti con l'indicazione dei metri quadri di suolo che si prevede di occupare. Articolo 19. Criteri di priorità per l'inserimento nell'elenco degli sponsor. In relazione alle richieste di sponsorizzazione pervenute, il Comune redigerà un apposito elenco accettando le adesioni secondo le seguenti priorità: entità del contributo della sponsorizzazione in denaro, numero di edizioni della manifestazione già sponsorizzate, date in cui è pervenuta la richiesta. In seguito all'esame delle istanze presentate, i soggetti accolti come sponsor saranno chiamati a firmare apposito contratto di sponsorizzazione al fine di disciplinare le modalità e i termini della sponsorizzazione e gli obblighi delle parti. Articolo 20. Efficacia del presente regolamento. Il presente regolamento avrà efficacia esclusivamente per i giorni 26, 27 e 28 luglio di ogni anno, in occasione della manifestazione denominata il Borgo Incantato. Lo stesso non avrà efficacia al di fuori dei giorni destinati alla manifestazione, in quanto ha il solo scopo di regolamentare la stessa, nonché la preparazione e o somministrazione di alimenti e bevande in occasione di tale evento. Questo è il regolamento che abbiamo cercato di modificare, tenendo presente diverse considerazioni. Primo, le esperienze degli anni precedenti. Poi, vorremmo che questa manifestazione fosse più di spettacolo che enogastronomico, più di spettacolo che di enogastronomico. Negli anni precedenti purtroppo non c'è stata questa, direi, caratteristica. Nello stesso tempo abbiamo voluto puntualizzare che chi espone, chi fa enogastronomia devono essere cittadini geracesi, residenti nel nostro territorio. Non possono venire da fuori ad armare baracche e baracchette.
Altro punto di rilievo è quello di aver messo completamente fuori centro storico chi deve produrre fumi. Chi deve produrre fumi, noi li collocheremo nel parcheggio del Baglio, li forniremo di corrente elettrica e acqua corrente e penso che potranno lavorare tranquillamente. D'altronde chi vuole andare a mangiarsi il panino sa dove trovarlo perché ce ne sarà anche l'indicazione. Altro argomento di rilievo che è l'articolo 12, dove prevediamo il mercato degli agricoltori, perché in quei giorni, arrivando tanta gente, ce lo auguriamo, possono esporre i loro prodotti e venderli. E noi c'erano già delle baracchette in legno comperate dalla precedente amministrazione, non so in che stato siano, comunque penso di poterle recuperare perché sono state smontate un po' malamente. Pensiamo di recuperarle e di posizionarle all'ingresso del paese senza intracciare il traffico, dove questi agricoltori che faranno richiesta, agricoltori, allevatori, tutto ciò che produrranno nelle aziende agricole, zootecniche del nostro territorio, potranno vendere i loro prodotti. Queste sono grosso modo le novità. È chiaro che questo regolamento è un regolamento tipo dove dà anche un'indicazione che le domande devono pervenire entro il 15 giugno di ogni anno. È chiaro che per quest'anno dobbiamo fare una deroga al 15 giugno, diciamo che da quest'anno dovranno arrivare entro il 4-5, una data che stabiliremo, perché questo sarà in vigore immediatamente, però dobbiamo anche prevedere una deroga a questa data che porta il regolamento. Per ultimo, perché ho sentito che qualcuno diceva l'articolo 5,6 che cosa dice, abbiamo provveduto anche a fare la leggenda con la presenza di tutte le leggi a fine regolamento, quindi chiunque dopo aver letto il regolamento può andare a vedere le singole leggi cosa prevedono. Questo è quanto. Se ci sono interventi saremo lieti di accettarli, specialmente se ci sono consigli utili. Prego. Scusatemi per la mia... Scusa, Rizzi. Sì. È la prima volta e quindi non sono pratico su come svolgere una cosa. Io, come mio solito, non so se è giusto fare così, consiglio comunale. Io avrei due proposte. Il resto mi va tutto bene, complimenti. Una è quella di aggiungere un piano di emergenza e un'evacuazione. Quelle sono forse a parte. E poi, già... Per prevedere o limitare i pericoli delle fonti. Sì, sì, sì. Poi sull'articolo 17 e 18, quello che parla degli sponsor, dove dice per esempio agli sponsor in relazione all'offerta di sponsorizzazione formulata e qualora non intraccia il normale svolgimento delle manifestazioni, consentire di allestire gratuitamente spazi espositivi, no? Se si può aggiungere per esempio che devono avere, siccome non lo specifica, solo per questo, che devono possedere gli stessi requisiti dei punti di ristoro, se no a questo punto i punti di ristoro possono essere svantaggiati. Perché non specifica quali sono gli sponsor, no. E tu, di quale articolo stai parlando? 17. Sì. E l'articolo parla di sponsorizzazione, cioè sponsorizzazione significa che io, ditta X, metto un bello striscione, che voglio 4 metri per mettere il mio striscione che vendo patate. Quello, ti do 500 euro. Che vendono? Ti do 500 euro. Ti do 500 euro. Va bene. Io vorrei provare, che ve l'ho detto ma l'avete dimenticato, ragazzi. Io voglio una serata al Borgo in Piazza della Repubblica, quindi penso che non mi direte di no. All'articolo 3 metto Piazza della Repubblica, uno spettacolo, così se c'è qualche vecchietto può andare a vederselo. Preliminarmente devo dire che avendo avuto ieri sera il regolamento non facciamo delle proposte
emendativo, in quanto io l'avevo chiesto subito dopo la convocazione, esattamente il 24, così come deve essere, che gli atti devono essere pronti per il consigliere nel momento in cui viene convocato il consiglio. Non è stato così, non mi è stato consegnato dall'ufficio, ce l'hanno dato solo ieri sera. Pensavo che sicuramente il regolamento precedente andava rivisto, perché alcune cose dovevano essere modificate, ma ritengo che anziché di aggiustare, secondo me è stato peggiorativo rispetto a prima. Intanto si riducono a 3 le serate, pur avendo noi presentato il finanziamento per 5 giorni con il progetto per quanto riguarda gli eventi storicizzati. Ma soprattutto ritengo, non dico le cose che bisognerebbe aggiungere e diminuire, ma per esempio quando si parla di degustazione di vendita di prodotti tipici della gastronomia locale, io propongo che in questa non sia questo l'elenco, che per il 90-80% può andare anche bene, ma che sia frutto di una ricerca o con la scuola alberghiera o con i nostri anziani, per far sì che possano essere effettivamente quei prodotti tipici della gastronomia locale, perché qua ci sono alcune cose che non hanno nulla a che vedere con la tipicità locale. Mi pare di capire pure che non è possibile vendere delle bibite, perché dice soltanto vino, giusto? Quindi le bibite sono escluse dalla vendita. Ci sono anche, per quanto riguarda i punti di ristoro che producono la somministrazione di alimenti, di cui la preparazione comporta l'emissione di fumo, grigliate, eccetera. Io credo che mandarli in esilio al castello non serve. Ovviamente non è giusto che possano essere messe laddove ci sono gli spettacoli, ma ritengo che ci siano tante altre zone adiacenti alle piazze che invece possono essere sistemate e non in Viale Castello. Ed ancora, così sommariamente, mentre è stato letto in questo momento, non ritengo neanche giusto che, per quanto riguarda l'autorizzazione all'occupazione di aree pubbliche, addirittura debba essere soggetto di approvazione di 3 uffici differenti, e cioè i vigili urbani che constatano se possibile, il responsabile dell'area urbanistica, che nel comune non esiste responsabile dell'area urbanistica perché esiste il responsabile dell'ufficio tecnico, in quanto può essere una mansione all'interno dell'ufficio tecnico ma che non può avere valenza esterna autorizzatoria. Quindi non può essere scritto responsabile dell'area urbanistica, ed inoltre il pagamento della cosa. Io credo invece che quando viene accertato dai vigili urbani si può direttamente andare all'ufficio della ragioneria, che controlla e dice qual è quello della cosa, per pagare direttamente una volta che, quindi tagliare passaggi e soprattutto evitare un intralcio di lavori in quel giorno. E soprattutto, se poi si intende così, quantomeno bisogna mettere il responsabile dell'ufficio tecnico. Altra cosa, di mandare in esilio gli agricoltori a Santa Maria Gezzieca, credo che non può essere utilizzata perché quello spazio intanto non è abbastanza livellato, ed è lo spazio, sarebbe all'ingresso del paese, non c'è l'aiuola, laddove c'è un grande flusso di arrivi, perché sicuramente dovranno, non so se sarà organizzato come gli altri anni con i pullman che arrivano lì, e se ci sono queste casette, così come sono state chiamate, credo che non ci sia neanche lo spazio per poter fare manovra per quanto riguarda i pullman. Altra cosa del 15 giugno, che è stata detta già in rivista, relativamente agli allegati c'è solo, la legislazione si riferisce solo all'articolo 19 e 9 altri. Comunque a noi non interessa, perché riteniamo che non sia un regolamento, voglio dire, consono a quelle che sono le esigenze, e migliorativo soprattutto, e quindi voteremo contro. Bene. Benissimo. Io vorrei solamente dare una risposta secca, caro Aracani. Stasera mi dispiace che non l'hai letto per intero e quindi non puoi apportare quelle modifiche che tu riterresti valide. Però hai avuto tempo 5 anni per farlo, non l'hai fatto, non l'abbiamo fatto in 2 giorni. Ti chiedo l'approvazione per alzata di mano, inserendo Piazza della Repubblica al Borgo come unica serata di manifestazione. E
contestualmente portare la data del 15 giugno, che ormai è trascorso, la portiamo al 5 luglio, d'accordo? E dobbiamo fare in fretta. Diciamo il 10. Poi lo facciamo. Poi non c'è il tempo. Va bene, 10 luglio, d'accordo? La data ultima per la presentazione delle domande per quest'anno è il 10 luglio, va bene? Si inserisce a quell'articolo che dicevamo prima, pure Piazza della Repubblica per uno spettacolo, va bene? Vi chiedo l'approvazione per alzare le mani. Chi vota a favore? Chi vota contro? Ma se ne 11, un attimo, favorevoli. Punto, solo una cosa, perché io ho l'intenzione di votare a favore, no? Grazie. Solo che volevo spiegare quel discorso di evacuazione, perché è un'altra cosa che non ho preso. Quello fa parte di un altro argomento, non di questo. Quindi... Tranquillo. Vabbè. Esatto. Contrari? Astenuti? Nessuno. Votiamo l'immediata esecutività, dati i tempi brevi. Contrari? Stessa cosa.